Massimo Scardovi, allenatore del Tropical Coriano, recupero della seconda giornata contro il Pietracuta sul sintetico di Morciano e sotto un nubifragio arriva un 2-0 in favore del Pietracuta. Che partita è stata? Ma se guardi il risultato, pensi che sia stata una partita, diciamo, dove il Pietracuta ha vinto meritatamente. Invece secondo me la squadra, il Coriano, ha fatto una buona partita, quella partita che avevamo preparato, insomma, di giocare davanti, provare a fare gol, solo che il gol che abbiamo preso sulla palla inattiva ci ha un po' tagliato le gambe, però non posso dire niente, ragazzi, perché abbiamo dominato in lungo e largo tutta la partita ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Ecco, l'unica differenza è quella. Ecco, dopo 8 minuti la Pietracuta in vantaggio, voi ci avete provato e proprio nel finale, con una palla persa in uscita, avete subito il raddoppio. Sì, diciamo che di occasioni ne abbiamo avute, abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, però non siamo stati bravi e fortunati a poter concludere in maniera importante per poter fare gol. Ecco, quindi c'è delusione perché era una partita che per noi era importante. Dispiace averla persa così, perché penso che il Pietracuta si sia solo difeso, e quindi, però questo è il calcio. Ecco, dobbiamo cercare un attimo di diciamo di prendersi un po' le nostre responsabilità, nel senso che abbiamo fatto 3 partite, abbiamo fatto un punto e quindi dobbiamo guardarci un attimo in faccia e cercare di risollevarci un attimo sotto l'aspetto mentale, anche perché sotto l'aspetto di stare in campo, di fare le cose, oggi io non posso dire niente ai ragazzi. Ah, partita particolare, perché campo molto veloce, sintetico, ma con questa pioggia, diciamo che permetteva controlli un po' minimi, nel senso che era difficile controllare la palla. È stata una partita dove noi fortunatamente siamo andati in vantaggio subito, abbiamo potuto gestire e ripartire, abbiamo avuto delle buone ripartenze senza concludere, il Coriano ha avuto il predominio del pallino del gioco, però diciamo occasionissime anche loro come noi, non ce ne sono state nell'arco della partita. Poi dopo noi nel finale, quando loro erano tutti sbilanciati, abbiamo fatto il 2-0 e abbiamo chiuso la partita, però una partita che, diciamo, si è incanalata bene per noi, siamo stati bravi poi a portarla a termine. Ecco, una vittoria che fa morale classifica, come si suol dire. Temevi questa gara contro il Coriano? Sì, perché il Coriano conosco bene, è squadra molto molto forte, l'ha dimostrato anche oggi, ha sicuramente palleggiato meglio di noi, ha giocato meglio di noi, anche se poi, ripeto, con questo campo, con questa, diciamo, meteorologia, chiamiamola così, abbiamo avuto entrambi un po' di difficoltà a giocare, alla fine anche loro si sono affidati a questi lanci lunghi, però il Coriano non merita sicuramente la classifica che ha. Ha avuto 2 battute d'arresto, ma ha fatto un gran punto domenica, ancora il campionato, diciamo, non dice niente. Noi ci prendiamo i punti, ci prendiamo quest'altra vittoria e che dà morale e fa classifica, però sappiamo che la strada è ancora all'inizio.